discorso è molto semplice. Ci sono alcuni personaggi che lavorano insieme al fotografo che vengono spesso sottovalutati. Il parrucchiere, la truccatrice o il truccatore, lo stylist, che però in realtà sono gente importantissima. Quando c'è un buon feeling fra queste persone, di solito il prodotto è buono o ottimo. E cercare di capire, innanzitutto chiedendo anche semplicemente al fotografo, non occorre farsi un corso di fotografia, che luci usi. Allora voi dovete avere una vaga idea di come funzionano le cose, in maniera che quando il fotografo sbrigativamente vi risponde a uso questo, perché per lui è normale, voi capite di cosa sta parlando, ok? Quella di background personale che quella poi sul campo, sul lavoro, sui set. Questo connubio regala sicuramente un prodotto serio e funzionale. Metodologia di workshop. Io lo trovo assolutamente interessante per gli allievi perché in una giornata vivono l'esperienza che noi addetti ai lavori viviamo in mesi di attività. E la cosa interessante è che Letizia riesce a mettere insieme un team di altissimo livello. Nella scelta di un outfit è fondamentale perché sceglie tutta la linea da poter seguire, riesce con i giusti colori a rivitalizzare magari un outfit che in prova potrebbe essere spento.
consiglio alle future truccatrici, cosa diresti? Ma io direi solo che di tenere conto che quando tu trucchi una donna, accarezzi una donna, devi capire cosa lei vuole da te. La forza di Letizia per me è di pensare al personaggio che ha in mano, perché ogni donna è un personaggio, diversa, bella o meno bella che possa essere, però qualcosa di sé, saperglielo tirare fuori, interpretare. Sì, perché ogni volta ho delle ragazze nuove da portare nella crescita personale, da farle crescere, quindi ogni volta sono emozioni nuove, sensazioni nuove, teste nuove, no? Perché ogni testa ha un suo modo di pensare, quindi portarle tutte a un obiettivo è una bella soddisfazione, non è facile. Quali sono le tre caratteristiche che secondo te deve avere una futura truccatrice? La passione, la determinazione e la costanza.